Romagna Acque continua il suo impegno ad appoggiare le scuole. In tempi difficili come questi, insomma, un investimento molto importante. Sì, Romagna Acque è da sempre attenta ai progetti educativi e alle attività didattiche. Anche perché l'educazione civica e l'attenzione verso le problematiche dell'ambiente, del sociale, della sostenibilità si imparano diventando cittadino sin dagli anni della scuola. E la scuola deve ritornare come dire, all'attenzione sia delle società pubbliche, sia delle istituzioni, sia delle aziende in generale. Romagna Acque, dicevo, lo fa da sempre, dedica al tema dell'acqua, al tema delle energie rinnovabili, al tema dell'ambiente, attraverso, diciamo, il Museo Idro che è attivo da 10 anni, ma attraverso progetti dedicati con le scuole che abbiamo intensificato negli ultimi anni, tenendo conto delle difficoltà, rispetto a cui versa la scuola italiana, scarsi trasferimenti da parte dello Stato, difficoltà delle famiglie, difficoltà dei docenti e difficoltà a svolgere attività extrascolastiche. In particolare sulle 3 province romagnole che sono il nostro ambito di intervento abbiamo investito per quest'anno 70.000 euro su 3 progetti, nell'area ravennate sul progetto La Mia Acqua, nell'area Forlivese Cesenate sul progetto Un giorno Ridracoli e nell'area Riminese su un progetto dedicato ai comuni della zona sud dal titolo Acquamondo, dove il tema dell'acqua viene associato al tema dell'integrazione, visto che il tema di classi multietniche o da ragazzi e ragazze nate da famiglie di immigrati, ma ragazzi e ragazze nati in Italia diventano una caratteristica sempre più comune sia nelle scuole elementari sia nelle scuole medie.